Nella mattinata odierna a Pontecagnano Faiano, nella biblioteca civica Alfonso Gatto, presso il Museo archeologico nazionale Gli Etruschi di Frontiera, è stata inaugurata la scuola estiva delle donne, promossa dal Comune insieme all'Osservatorio interdipartimentale per gli studi di genere e le pari opportunità dell'Università di Salerno e all'Istituto Campano per la Resistenza. Assessore Lucia Zoccoli, la scuola estiva delle donne a Pontecagnano Faiano, un motivo di grande orgoglio per l'amministrazione comunale. Assolutamente sì, perché l'Osservatorio di Genere dell'UNISA, dopo aver sottoscritto con noi una convenzione e noi stessi, come dire, adottati provvedimenti per sostegno alle loro iniziative, ha deciso, dopo una verifica fatta sul posto, di scegliere Pontecagnano. Precedentemente era stato scelto Pollica, Bacoli, sono solo gli ultimi due comuni che io ricordo. E soprattutto la motivazione legata al grande patrimonio artistico-culturale di questa città, a partire dal luogo dove ci troviamo, il Museo archeologico nazionale di Pontecagnano, e alla grande tradizione che noi abbiamo e che abbiamo sempre voluto rinnovare, è quella delle nostre operaie, in particolare delle tabacchine e delle operaie conserviere, che hanno scritto la storia di questa città. Intanto creavano un PIL altissimo e hanno concesso a più generazioni di studiare. Io stesso sono una testimonianza di quanto poi lo sforzo di questi operai, ha fatto sì che i figli, come dire, crescessero dal punto di vista culturale. Io sono qui stamattina proprio per portare quindi il mio affetto, la mia solidarietà all'assessore Lucia Zoccoli e soprattutto all'amministrazione comunale, insomma, che ha ospitato questo importante seminario posto in essere dal GEPO di Salerno. E certo stiamo vivendo dei momenti molto molto difficili per quanto riguarda anche i continui, insomma, episodi di stupro e di violenza, insomma, che si stanno perpetrando a danno delle donne, e soprattutto abbiamo anche grossa difficoltà per quanto riguarda il permanere delle donne nel mercato del lavoro o l'inserimento delle donne nel mercato del lavoro. Questo nonostante che, insomma, i dati danno in crescita sia economica che occupazionale che del prodotto interno lordo da parte del nostro paese e anche nella regione Campania. Quindi c'è bisogno di molto molto impegno da parte di tutti quanti noi, della classe dirigente locale, per cercare di fare in modo che le donne abbiano pari diritti di cittadinanza nella nostra società.